Siamo sulla pagina Facebook No Censura, sta per parlare Antonio Pimpini. L'avvocato Pimpini, che è stato uno dei seguaci, comunque delle persone che ha portato avanti tutto quello che sono le teorie del professor Auriti, che ha coperto, diciamo, un ruolo molto importante all'interno dell'economia italiana, perché ha portato comunque dentro a quello che sono anche trasmissioni televisive con cui io stavo appunto parlando prima, quello che è, diciamo, parlando, allora fatto un po', ecco, io sono rimasto molto colpito, e scusate se mi prendo questi 5 minuti per illustrare questa cosa, che anzi io vi invito ad andare a vedere, ci sono in rete tutte le trasmissioni alle TV locali che faceva il professor Auriti, perché oltre ad essere molto interessanti come argomenti, hanno qualcosa che io li accumulo molto al Movimento 5 Stelle, cioè prendere grossissimi argomenti e portarli ai cittadini. Questa è la cosa più importante, credo, che si debba fare nel momento in cui si debba spiegare un concetto molto grosso e molto importante, per fare sì che i cittadini siano loro a muoversi. E questa è la cosa più importante. Ora, detto questo, io volevo appunto passare la parola all'avvocato Pimpini, che avrà un po' di cose da dirsi su quello che è il signoraggio bancario, come funziona e un po' tutte le teorie del professor Auriti. Io vi ringrazio per avermi invitato qui e mi corre l'obbligo di precisare alcune cose. Ho sentito per la prima volta questa iniziativa svizzera della moneta intera, e ritengo che qualunque tipo di iniziativa che sia mossa da buona fede e buona volontà vada comunque affrontata e debba essere oggetto di dialogo, perché la costruzione, il dialogo, la dialettica presuppone anche una crescita personale da parte di chi non la conosceva, e spero che possa essere di ausilio anche a chi oggi non so se conosceva le teorie del professor Auriti. Ciò premesso, ritengo che si debba fare delle precisazioni, perché c'è il principio della proprietà popolare della moneta. In questo caso trova un ostacolo oggettivo nell'applicazione, cioè vi sono alcuni aspetti, poi facciamo anche l'escursus sulle teorie del professore. Gli aspetti di conflitto con l'idea auritiana, qui il principio della proprietà popolare della moneta, sono quello della attribuzione sostanzialmente della proprietà della moneta alla banca centrale. È qualcosa che stride con il principio di un patrimonio senza proprietario, perché pur mi sembra nel passaggio, poi correggetemi se mio mi sono segnato sul telefonino mentre si parlava alcuni passaggi che poi erano sostanzialmente quelli segnati sulla si diceva sostanzialmente che la moneta, un attimo che prendo la nota, mi devo mettere anche l'occhiale visto che la moneta riservata alla Banca d'Italia ed esente da debito. Allora, ben venga il discorso che non vi sia un debito, però siamo nel concetto del patrimonio senza proprietario, cioè a dire, nel momento in cui vi è un bene che deve essere necessariamente attribuito in proprietà a qualcuno, perché altrimenti il patrimonio senza proprietario crea quello che è stato la massoneria nello Stato costituzionale, il sindacato di maggioranza nelle società anonime, e tutte le varie società strumentalizzanti, la società strumentale. Questo concetto presuppone quindi la necessità di dire di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Poi sul principio, ed ecco il secondo aspetto stridente, che è importante, voi toccate il signoraggio secondario, cioè il principio della riserva frazionaria, e eliminate quello che oggi è la creazione della moneta virtuale elettronica da parte del sistema bancario. Però non vi concentrate sul signoraggio primario, cioè di chi è la proprietà all'atto dell'emissione. E se noi non diciamo di chi è la proprietà all'atto dell'emissione, ci troviamo sostanzialmente nella necessità di dover riconoscere al governatore della banca centrale un potere discrezionale assoluto sia nella quantità dell'emissione monetaria, sia sostanzialmente sul fatto che dopo la deve prestare, la presta, quindi si arroga il diritto
di diventare proprietà. La, avete detto che la presta al sistema bancario? No, no. Come, come seconda opzione. Prima il denaro viene messo esente da debito ed è di proprietà dei cittadini. Ma se è esente se, da, se è quindi è di proprietà dei cittadini. Sì, sì, allora certo, occorre, certo. Semplicemente occorre dichiarare, certo. Eliminiamola allora questa banca centrale. Cioè diciamo che la moneta viene messa di proprietà dei cittadini all'atto dell'emissione. No, a titolo originario, perché questo è il principio. Cioè, per potermi sentire, perché la moneta è un, un'espressione di diritto sociale a contenuto patrimoniale. E se io, come il vecchio uso civico, diritto di caccia, di pesca, di viatico, di legnatico, io andavo a caccia, uccidevo l'animale, sfamavo la mia famiglia, tagliavo gli alberi, accendevo il fuoco e riscaldavo la mia famiglia. Quindi quella, nel momento in cui separavo sostanzialmente la legna e l'animale dalla fauna collettiva, io diventavo proprietario di quel, della legna e, del, e di conseguenza sfamavo la mia famiglia. Se invece la moneta resta di proprietà della banca e non vi è una dichiarazione espressa di proprietà dei cittadini all'atto dell'emissione, il sistema rischia di stridere, di non portare il beneficio alla collettività. Questo è un dato che, consentitemi di esprimere, perché in aggiunta a questo va detto, c'era un altro aspetto che va visto in maniera critica. Oggi si dice perché il denaro è il frutto del, del lavoro, il mio sudore viene, invece viene preso dalla banca che si appropria dei diritti monetari. Anche su questo io, noi non siamo d'accordo, perché il valore della moneta è data dalla persona umana, non dal, dal lavoro. Cioè, oggi soprattutto che il lavoro viene marginalizzato e che va via via scemando grazie al grande progresso della tecnologia, cosa accade? Che il lavoro sarà di poche persone in prospettiva futura e il diritto alla vita deve essere riconosciuto ad ogni uomo per il suo fatto che vive. Altrimenti entriamo nella logica perversa del debito pubblico, che si dice nasce un bambino con 38.000 euro di debito all'anno, e questo è assurdo, perché la nascita, la vita, è un atto di ricchezza incommensurabile. Semmai dovremmo dire quel bambino che nasce, nasce con un credito di 38.000 euro. Di conseguenza la grande truffa del debito pubblico, che è la conseguenza diretta e immediata dell'emissione monetaria, deve essere annullata dichiarando di proprietà dei cittadini la moneta all'atto dell'emissione. Dopo ben venga che la Banca Nazionale, come mera tipografa e quindi come titolare semmai del simbolo monetario, ma non certo del valore monetario, stampa la moneta, ma la moneta deve essere di proprietà dei cittadini. È questo il nucleo centrale del problema della proprietà popolare della moneta. Altrimenti ci ritroviamo in un sistema che può essere strumentalizzato da chi ha più forza. E chi ha più forza? Ha più forza chi ha il denaro, chi lo stampa, chi ce l'ha in mano. Ma se quel denaro è di proprietà dei cittadini, nessuno si può permettere di dichiarare ci sarà la patologia del sistema. Tornando alla domanda che fece, che ha fatto un signore che adesso non vedo in aula, dove diceva sostanzialmente come faccio io a capire questo problema se io ho i soldi in tasca. E con i soldi io posso andare a comprare la macchina, posso andare a comprare il giornale. È una cosa avere infatti 100.000 euro in tasca e non averle, perché la proprietà precaria e quindi il possesso diciamo temporaneo di quella moneta vi dà la possibilità di acquistarla. È vero quello che si diceva, che sostanzialmente nel momento in cui deposito quei soldi in banca non sono più di proprietà, per il principio che io deposito quei soldi che si confondono. È come quando il contadino vende il grano, quando vende il grano si confonde col grano e si ammassa la specie, però ha il diritto del deposito di avere la stessa importo. Allora non dobbiamo vedere l'aspetto patologico del sistema bancario che fallisce, che affronteremo col discorso del Berin, altra grande truffa nei confronti della collettività. Dobbiamo vedere invece perché questo cittadino che ha 100.000 euro, altrimenti diventa un discorso di lotta di classe. Se io ho 100.000 euro, sto con te, perché tu non ce l'hai, no? Il discorso è un altro, quella è una proprietà precaria. Il discorso manca la certezza del diritto nel possedere la ricchezza. Perché io oggi ho 100.000 euro, domani attraverso il sistema fiscale quelle 100.000 euro non le avrò più. Primo, perché mi saranno rastrellate.
attraverso il discorso che a monte mi hanno prestato il denaro e io lo posso quindi richiedere nella sua interezza. Secondo, perché modifico l'intero impianto della disciplina legislativa e conseguentemente io ti rastrello il denaro. Quindi oggi che io ho 100.000 euro non ho la certezza di averne domani. La certezza di avere domani questo denaro dovrebbe portare a capire che sostanzialmente il principio della proprietà popolare è un principio di diritto sociale universale e di umanesimo integrale, che è un principio di diritto di democrazia integrale, perché solo la democrazia integrale può consentire all'uomo di trasformarsi da pollo in batteria in uomo vero. E cos'era quello che sostanzialmente mi poneva questa difficoltà di comprendere la moneta intera? Che sicuramente è un'iniziativa che parte, io sono d'accordo, che può avere uno spunto importante se si aggiusta questo concetto e si inserisce la disposizione normativa che fu oggetto di un proposta di legge di iniziativa popolare del professor Auriti attraverso la dichiarazione che la moneta all'atto dell'emissione, perché la moneta è un bene reale, anche se avente natura convenzionale, poi entriamo su questo argomento, venga dichiarata a titolo originario di proprietà dei cittadini, il che vuol dire che la banca centrale la può semplicemente amministrare e stampare, ma non certo prestare, perché prestare è una prerogativa del proprietario e la banca centrale non può essere proprietaria, perché è l'espressione della grande usura. Che prima si parlava di signoraggio primario, il signoraggio primario che cos'è? È la differenza che c'è al momento tra valore facciale e costo tipografico. Una banconota da 100 euro costa 0,20, quindi 99,80 è il signoraggio primario, che è quello di cui si appropria la banca centrale. Dico, e che cosa fa la banca centrale? Si appropria di questo signore e lo presta allo Stato. Lo Stato siamo noi, attenzione, dovremmo essere noi se avessimo dei politici che svolgono la funzione della cosa pubblica, ma per svolgere le funzioni dell'interesse della cosa pubblica occorre un qualcosa che non si può imporre giuridicamente, l'amore per il proprio popolo. Io non posso importi di amare una persona, né posso importi l'onestà, se non sei onesto e se non ami. Noi non abbiamo queste caratteristiche nella nostra classe politica, almeno da alcuni anni a questa parte. Di conseguenza noi dobbiamo mettere delle regole ferree che non sono da ricondursi alla Costituzione, perché oggi noi diciamo la Repubblica Italiana si fonda sul lavoro. No, questa era una situazione che nel primo dopoguerra, dove sostanzialmente vi era un dramma assoluto nella ricostruzione, nella necessità di avere una fonte di reddito che garantisse l'indispensabile sopravvivenza, ecco il reddito di cittadinanza, che garantisse l'indispensabile sopravvivenza, consentiva e rendeva necessario stabilire che il lavoro era un diritto e che lo Stato lo doveva perseguire e doveva consentire ai cittadini di averlo per potersi sfamare. Tant'è vero che si dice che il reddito da lavoro dipendente è un credito alimentare, cioè a dire serve per soddisfare i bisogni primari, non i voluttuari. Allora, se noi eliminiamo questo, perché col tempo abbiamo visto, se ne stanno andando adesso tante categorie di lavoro con l'aumento della specializzazione nelle fabbriche, con l'aumento della tecnica, finiranno gli autisti, perché tra un po' le macchine andranno da soli, finiranno tantissime figure professionali e rimarrà il tecnico specializzato, che poi quegli altri devono morire perché non lavorano. Allora c'è un principio generale: l'uomo è una ricchezza per il suo fatto che vive e deve essere garantita la sua sopravvivenza anche al di là e a prescindere se vive. E attenzione, che col principio della proprietà popolare della moneta si risolvono tutti i problemi del mondo, tutti quelli, perché si elimina il debito pubblico, che è una truffa, perché se la moneta è mia non mi posso indebitare con il mio denaro. Come faccio? E voi mi dite, ma così è sempre? Certo. E come facciamo a risolvere questo? Dichiariamo la moneta di proprietà dei cittadini e affrontiamo il problema del debito pubblico. Come nasce il debito pubblico? Nasce semplicemente dal fatto che la banca centrale presta allo Stato per le esigenze, costruzione di strade, costruzione di ospedali, presta il denaro. Lo Stato emette buoni di cui si appropria la banca centrale, buoni dello Stato, che questi invece sono beni reali, perché dopo alla fine ricadono sul cittadino che deve pagare le tasse e che deve rimborsare queste somme. Quindi
mentre io ti do un pezzo di carta che sostanzialmente, dopo vedremo che funzione ha, tu mi dai pene reali e alla fine con chi mi paghi? Con la schiavitù. E questo porta alla schiavitù dell'uomo. Lo strumento monetario, da strumento di diritto sociale a contenuto patrimoniale, si trasforma in uno strumento di controllo, di dominio, di etnocidio. Oggi, attraverso la moneta, si creano grandi manovre anche a livello della migrazione, delle scelte della localizzazione imprenditoriale, nella distruzione di una nazione e nella favorirne un'altra, che sono tutte scelte determinate da una volontà superiore. Perché l'Africa, che ha le materie prime più grandi di questo mondo, vede morire i bambini ogni giorno? Per colpa della Banca Mondiale, per colpa del Fondo Monetario Internazionale, che ha l'interesse a creare il debito. E noi contro questo dobbiamo combattere. Ben venga qualunque forma di strumento per combattere, ma non dare uno strumento di proprietà, cioè la moneta, riconoscere di proprietà, della banca centrale. Anzi, da noi la banca centrale, abbiamo affrontato questo problema, si dice un SPA, in realtà è un ente privato che svolge funzioni pubbliche, in cui lo Stato partecipa al 4% con l'INPS. Tutte le altre sono società, banche, addirittura di proprietà di stranieri, che sono quelli che dovrebbero essere controllati dalla Banca d'Italia. E dopo vediamo che succede con i fallimenti. E cosa vogliamo fare noi attraverso questa situazione così perversa e inaccettabile? Ma poi cosa accade? Noi ci rendiamo conto solo del signoraggio secondario, cioè della riserva frazionale, dell'applicazione della riserva frazionale, e attraverso il mutuo che andiamo a comprare per acquistare gli appartamenti o per poter svolgere attività imprenditoriale. Ci richiamo da una banca e con la riserva, che si diceva il deposito, addirittura adesso si pensa di abolirlo quasi completamente, dell'1%, io presto 50.000 euro. Quella moneta scritturale virtuale che non esiste cartaceamente e metallicamente è una forma di evasione fiscale incredibile da parte della banca da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è un indebitamento ulteriore, perché tu stai creando moneta di cui non sei proprietario e me la presti. Non solo, questa moneta non esiste e tu mi ci carichi pure gli interessi, che a loro volta non possono esistere perché non esiste la moneta principale. Quindi viviamo in uno stato usurocratico. Per poter uscire da questa concezione non possiamo far altro che eliminare l'osso. L'osso qual è? La moneta. Gliela dobbiamo togliere. E gliela dobbiamo togliere con estrema serenità, perché se tu ritieni, e queste sono state le battaglie storiche del professor Olivi, battaglie nelle quali lui ci ha rimesso di persona e ha fatto una guerra fino all'ultimo dei suoi giorni, che cosa fece il professor Olivi? Innanzitutto fece l'iniziativa di legge, l'iniziativa popolare, ma poi fece causa al sistema bancario, alla banca centrale, dinanzi al Tribunale di Roma, per vedere dichiarata di proprietà dei cittadini la massa monetaria in circolazione. Questo dopo che, a seguito dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello dell'Aquila, dopo che il procuratore generale aveva recepito i principi del professor Auriti, aveva detto che il tasso ufficiale di sconto, dal loro costo del denaro, era la mamma di tutte le usure. Che cosa? Attraverso alcuni rappresentanti, in quel caso in buona fede, della collettività, e quindi alcuni deputati e senatori della Repubblica, in maniera trasversale dall'estrema sinistra all'estrema destra, fu chiesto al Ministero del Tesoro di chi era la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. L'allora Vegas, ricordate il giusto nome terrificante oggi, perché oggi è Vegas, e allora era il Ministero del Tesoro, disse: sentita la Banca d'Italia, possiamo dire che la moneta non è di proprietà della Banca d'Italia. Il 50% del percorso è stato fatto, cioè sicuramente non è di proprietà della Banca d'Italia. Manca l'altro 50%, di chi è la proprietà della moneta allora all'atto dell'emissione? Mancando questa risposta e questo percorso del 50%, fu fatta l'azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Roma per vedere accertata
dichiara proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Il Tribunale di Roma, scusate, dichiarò improcedibile la domanda perché non riguardava la sovranità nazionale, la sovranità dello Stato, e quindi un Tribunale della Repubblica invece può statuire solo su liti tra privati che riguardano oggetti, materie e potere che riguardano i privati, e non può andare a decidere sulla sovranità, perché sulla sovranità nazionale, sulla sovranità politica non ha giurisdizione. Facemmo appello e dicevamo: guarda, che noi saremmo felici se la sovranità monetaria rientrasse nella sovranità politica, perché vorrebbe dire allora che la moneta è di proprietà, cioè la moneta rientra nella sovranità politica, e quindi il Parlamento può dichiarare la moneta in circolazione di proprietà dei cittadini, e di conseguenza noi dichiareremmo la banca centrale mera tipografa. Anche la Corte d'Appello disse: no, non posso giudicare, non entro nel merito, cioè senza entrare nel merito, il che vuol dire che non c'è stata alcuna confutazione del principio generale dell'idea euclidiana della proprietà popolare della moneta. Qualche anno più tardi, a Lecce, un giudice di pace di Lecce accoglie la domanda di risarcimento danni da signoraggio svolto da un cittadino che si è fatto paladino della giustizia, e ha condannato una somma simbolica la Banca d'Italia a risarcimento di circa 100 euro per danni da signoraggio. Cosa accadde? Nell'arco di 15 giorni mi telefonarono in studio e partirono circa da parte di colleghi di tutta Italia, ai quali io mandavo l'atto perché era una cosa meravigliosa. Che tu avevi seguito per l'Atusbef? Sì, insieme a Antonio Tanza. E mandai il ricorso e partirono circa 600-700 mila azioni nei confronti della Banca d'Italia. Di conseguenza la Banca d'Italia, allora esisteva un principio in forza del quale gli appelli avverso le sentenze al di sotto di una soglia non potevano essere proposti, dovevano essere proposti direttamente ricorso per Cassazione, quindi per salto. La Banca d'Italia ovviamente propose ricorso per Cassazione. Chi di voi ha uso ai tempi della giustizia italiana sa che la trattazione della causa in Cassazione normalmente attende circa 4, 5, 6 anni in Cassazione. Udite udite, dopo 6 mesi viene fissata l'udienza. Viene fissata l'udienza, discussa la causa in Cassazione, e la Cassazione rispolvera il concetto dell'improcedibilità della domanda perché riguardava la sovranità politica, e quindi riforma la sentenza dichiarando che non poteva il giudice della Repubblica decidere su un aspetto che riguarda la sovranità nazionale. Tutto quanto questo si innesta in un concetto profondo che impone di analizzare la questione monetaria con lo strumento giuridico e quindi con il criterio di studio del giurista, perché altrimenti non si riesce a capire perché la proprietà della moneta è l'aspetto principale da chiarire. In altri termini, che cos'è la moneta? La moneta è una fattispecie giuridica perché è un valore convenzionale, cioè la collettività si mette d'accordo che un determinato simbolo assuma valore monetario. Voi mi dite: ma perché la collettività? È il governatore della Banca d'Italia. E allora riportiamo la teoria e l'esempio classico della sindrome da isola deserta. Immaginiamo il governatore della Banca d'Italia su un'isola deserta che stampa una quantità incontrollata di denaro. L'utilizzo che può fare di quelle banconote è chiaramente semplicemente quello fisiologico, perché non potrebbe far altro che utilizzarla da un punto di vista igienico, perché manca il contenuto umano. Nel momento in cui arriva l'uomo e iniziano gli scambi, ecco che quella moneta assume valore monetario, vero. Fino allora è solo simbolo, dopo diventa anche valore monetario, perché c'è l'uomo che inizia con le transazioni giuridiche, con gli acquisti e con la circolazione della moneta. Di conseguenza non può che creare moneta chi l'accetta, chi la utilizza, l'uomo, per convenzione. Ma se la moneta è una fattispecie giuridica, la seconda domanda, dopo averne definita la natura, è di chi è la proprietà della moneta. Non può che essere che della collettività.
Quindi se noi oggi andiamo ad applicare questo principio e diciamo che la moneta è di proprietà dei cittadini, al segnone non trasferiamo, dobbiamo mettere necessariamente il segno più. Siccome siamo all'interno di un consesso del Movimento 5 Stelle, quindi lo si avvicinò in maniera fortissima a questa idea paludiana. E io ricordo la sua specializzazione a post laurea ad Atri, affiliata all'Università D'Annunzio, Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, fu fatto un convegno, lui si sentiva col professore tutti i giorni, e tanto è vero che nel 98 iniziò, anche prima, no? Nel 96 iniziò un tour per quanto riguarda il principio della proprietà popolare della moneta, si sentivano e si fece ad Atri questo convegno. Convegno che sembrava che sdoganasse le teorie del professore attraverso una divulgazione tipica, lui è un comunicatore di primo livello da questo punto di vista, e quindi si iniziava finalmente a passare dal campo accademico, che è sostanzialmente di nicchia, al campo politico attraverso un divulgatore come Grillo, che allora ancora non era entrato in politica, ne aveva, ma che comunque denunciava e si era fatto parte dirigente anche in determinate situazioni, anche presso la RAI, molto particolarmente gravose, che gli portarono anche l'allontanamento. E si affrontò il problema del reddito di cittadinanza. E sul reddito di cittadinanza c'è un equivoco enorme che bisogna chiarire sin d'ora. Il reddito di cittadinanza che propina il Movimento 5 Stelle non è il reddito di cittadinanza di cui parla il professor Auriti. Quello di cui parla il professor Auriti è l'attribuzione di una quantità di moneta ai cittadini a titolo originario nella misura minima indispensabile per la sopravvivenza, sulla base, come conseguenza del fatto che la moneta è di proprietà dei cittadini e quindi tu a me la devi dare. Il reddito di cittadinanza, che invece di cui parla il Movimento 5 Stelle, è un risparmio attraverso i tasso, una redistribuzione dei proventi di reati, che possono essere sostanzialmente quelli della mafia e via dicendo, ma che esisteva pure prima, e lo redistribuisco sul sistema economico, imprenditoriale o alle famiglie. Questa, pur essendo un aspetto meritevole, si chiama però elemosina, non si chiama diritto. Il diritto al reddito di cittadinanza è esclusivamente possibile se si dichiara di proprietà dei cittadini la moneta, altrimenti non lo chiamiamo reddito di cittadinanza, perché in ogni caso presuppone una spesa se non si dichiara la moneta di proprietà dei cittadini, e quindi se do a uno devo togliere a un altro, e rimaniamo quindi sempre nell'equivoco della moneta debito e non la moneta proprietà. Di fronte a questa situazione c'è stato un passo indietro da parte di Grillo, che evidentemente non so per quale ragione, saranno calcoli politici, saranno state sue considerazioni, sue maturazioni interiori che però non ha mai esternato. Questo reddito di cittadinanza oggi è un reddito da elemosina, apprezzabile sicuramente, ma è come quando si parla di anatocismo in riferimento alla moneta e non di proprietà della moneta. L'anatocismo è come se noi andiamo a vedere che la persona ha le unghie lunghe e le tagliamo e non guardiamo invece il problema che ha, il tumore che ha nel cuore, non lo curiamo invece a fondo, perché l'anatocismo è un aspetto marginale rispetto a quello che è invece la proprietà della moneta, perché come disse una volta il professore Atterni durante un convegno dove c'era un direttore della Banca d'Italia, si avvicinò e disse scusi direttore, ma l'applicare il 210% di interesse per lei è usura? Sì, scusi ovviamente il direttore, e di conseguenza io allora le posso dire che voi della Banca d'Italia siete usurari, perché prestate la moneta quando invece dovete di proprietà dei cittadini, e li indebitate di altrettanto, perché sostanzialmente se mi presti puoi riprendere, quindi 100% di prestito, 200% perché te lo riprendi, e mi ci metti gli interessi, quindi 210%, quindi siete usurari. Ma lei, professore, sta dicendo che la Banca d'Italia è formata da commettere il diritto di usura? Non è che lo sto affermando, e quindi voi denunciatemi, se io sono responsabile di calunnia sarò sottoposto a procedimento penale, diversamente vuol dire che quello che vi sto dicendo è vero. Stessa cosa fu fatta l'8 marzo del 1993 con la denuncia all'allora presidente del governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi.
fu presentata a Teramo con la denuncia proprio in forza di questi principi, del principio della proprietà popolare della moneta, dove per falso in bilancio, truffa, usura, associazione a delinquere e istigazione al suicidio. Ovviamente falso in bilancio perché la Banca d'Italia falsifica il bilancio nel momento in cui pone la moneta, scrive la moneta sul bilancio, truffa perché lo fa con artifici e raggiri, facendo credere che la sua è un'attività fatta secondo legge e quindi col crisma della legalità, istigazione al suicidio perché ha creato una società di disperati e le vediamo le conseguenze con i suicidi di tantissime persone per debiti. Andiamo a vedere le esecuzioni immobiliari nei tribunali, il 99,9% sono iniziate dalle banche, i fallimenti il 99,9% sono per cause bancarie, non per cause endogene perché sono incapace a fare l'imprenditore, ma perché mi devo restituire un debito impossibile da restituire. Poi l'ho detto, appropriazione indebita perché ovviamente si appropria di qualcosa che non è suo. Che cosa accade? Il procuratore aggiunto Torre lo convoca, perché ovviamente era un accademico ed era una persona oltretutto è sicuramente necessariamente stimata, lo convoca: professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, però l'elemento psicologico, cioè, è stato sempre così. Giustamente questo gli risponde: guarda, al di là del fatto che sei stato sempre così fino a oggi, da oggi poi non potrebbe essere, perché adesso lo sa il governatore della Banca Centrale, diciamo che prima era così ignaro di commettere questo reato, oggi lo sa, e se lo sa e continua a commettere, quindi reitera il reato, vuol dire che c'è un aggravante perché c'è la continuazione del reato. Quindi da oggi in poi, invece, il PM chiede l'archiviazione. Facciamo opposizione alla richiesta di archiviazione dinanzi al GIP di Roma, vado a vedere il fascicolo del PM e esce fuori questa la cartellina della Procura della Repubblica e dice questione auditi, stampata sulla cartella, come a dire il problema. E si arriva così al 2000, con l'esempio della, io sto sicuramente sintetizzando e poi faremo dei passaggi anche più tecnici su quel profilo di principio filosofico e giuridico, però arriviamo all'esperienza SIMEC. Il SIMEC nel 2000 che cosa fu? Fu un'esperienza di moneta complementare locale che doveva servire a sensibilizzare la collettività del posto sul fatto che ognuno può decidere della propria vita e soprattutto può convenzionalmente accettare moneta se si mette d'accordo che quella abbia valore monetario all'interno di una determinata collettività. Sappiamo tutti i limiti della moneta complementare a livello territoriale, che non può certamente sostituirsi se non fatta a livello nazionale, perché mancherebbero la possibilità di acquisire i mezzi di produzione, il carburante e via dicendo. Però sostanzialmente è assolutamente sconvolgente che il territorio di Guardia Grele in quel momento accettò questa moneta e si creò un incredibile vortice, tutti i commercianti riuscirono a eliminare il magazzino, riuscirono contemporaneamente ad avere una sorta di esplosione delle vendite, che partivano pullman da tutta Italia per venire lì e acquistare, prendere questi SIMEC che avevano un valore doppio di spendibilità, diciamo, rispetto allora alla lira, perché ancora non era entrata l'euro. Questa situazione creò un interesse da parte della Procura della Banca d'Italia, che si recò subito alla Procura della Repubblica di Chieti e chiese di far sospendere immediatamente questa attività. Questa attività, quindi la Procura della Repubblica chiese il sequestro preventivo. È diverso dal sequestro probatorio. Sequestro preventivo vuol dire che i SIMEC erano addirittura lo strumento diretto per la commissione del reato, mentre il sequestro probatorio serve sostanzialmente a cristallizzare ai fini della prova il bene. Cioè, quando io, facendo l'esempio, in un omicidio la pistola, io sequestro la pistola perché con quella pistola ho ucciso. Invece, col sequestro preventivo vuol dire che il SIMEC era proprio intrinsecamente illecito. Fu fatto questo sequestro per ipotizzando dei reati gravissimi a carico del professore, estranei alla sua cultura e alla sua sensibilità, quali quello di esercizio abusivo della raccolta del risparmio,
e di finanziamento illecito, due reati molto ma molto prossimi all'usura, quella che lui sostanzialmente invece combattuto fino all'ultimo dei suoi giorni. E che cosa accadde? Che invece questo signore che fu dissequestrato perché era oggetto di un'attività negoziale, di una libera volontà dei componenti della collettività di Guardia Greve in provincia di Chieti, che accettavano quel simbolo come strumento di pagamento. Questa sensibilizzazione e questa importante affermazione della moneta locale come moneta convenzionale era il primo passaggio per sensibilizzare che la moneta sostanzialmente ha valore convenzionale e può essere dichiarata di proprietà dei cittadini. Ora, per arrivare a questo, ci è arrivato in maniera molto con uno studio che è partito dall'aspetto filosofico, l'aspetto giuridico e anche l'aspetto religioso. Lui era profondamente cattolico e soprattutto lui ha affrontato il principio del valore. Il valore cos'è? È un rapporto tra fasi di tempo, rapporto tra la previsione e il momento della previsione e il momento previsto. È chiaro che mentre il momento della previsione attiene all'oggetto, il momento previsto non può che attenere al soggetto. Ecco perché io, quando ritornando al discorso della moneta intera, se attiene al soggetto, il momento edonistico del valore non può essere delegato che alla persona umana, ed è necessariamente nella titolarità della persona umana. Lui si opponeva anche, giustamente, alle società anonime, le SPA, che creano una sorta di conflitto, di contrasto tra socio e società, perché sostanzialmente attraverso la fictio iuris della persona giuridica si crea un soggetto diverso rispetto ai soci. Se siamo soci, noi andiamo verso uno stesso risultato e verso uno stesso scopo. Perché io devo creare questo fantasma giuridico? Si diceva, secondo la teoria dell'Ascarelli, che sostanzialmente era necessaria creare la società anonima, quindi la persona giuridica, perché vi erano determinati oggetti e determinate attività, ipotizziamo la costruzione di automobili, la costruzione di palazzi, che dovevano separare il patrimonio del socio dal patrimonio della società, per evitare che in caso di debiti venisse aggredito il patrimonio della società. Ma in questo modo, al di là dell'ingiustizia di una forma del genere, perché io devo rimettere, se io credo in una cosa ci devo rimettere di tasca sua, ma c'era sempre il principio della comunione della società d'armamento, che ricordiamo il professore nasceva come professore di diritto della navigazione, la società d'armamento che prevedeva la limitazione del debito. Quindi non c'è necessità di creare attraverso queste forme, che sono sicuramente criminogene perché tengono nascoste persone e soggetti che hanno interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli della società, compreso nascondere la titolarità di quote e via dicendo. Io devo essere trasparente, l'uomo al centro di tutto. E quindi se la moneta è uno strumento, la fase del valore della moneta non può che essere attribuita alla persona umana. Ecco perché, a mio avviso, non si può dire che la moneta deve essere gestita dalla banca nazionale, dalla banca centrale, perché la banca centrale, proprio per questo che si diceva prima che è una SPA, non è lo Stato, non ha un collegamento organico con lo Stato, non è la società sunt omnes quibi sunt, come diceva Menenio Agrippa, in una come società organica, ma è qualcosa di distinto che quindi sicuramente non ha lo stesso interesse. Qui, pur apprezzando, perché sicuramente io sono convintissimo e non metto in discussione e mi confronto con loro sotto questo aspetto, perché senza la liberazione di proprietà della moneta in favore dei cittadini all'atto dell'emissione, noi non abbiamo risolto il problema, lo semplicemente mettiamo da parte e risolviamo il 50%, forse quello, se ho ben capito, del signoraggio secondario, ma non quello del signoraggio privato. Questo è il mio. Su questo io vorrei che ci sia un confronto tra noi, perché volentieri, infatti non corrisponde la nostra riforma, non corrisponde a quello che stai dicendo. Volentieri. Grazie intanto. Sì.
quindi questo denaro è della collettività e viene emesso, poi vediamo perché, dalla banca centrale, allo Stato, ai cantoni o direttamente ai cittadini. Viene emesso, esente da debito. Esente da debito e viene contabilizzato negli attivi. Quindi è di proprietà dei cittadini. Allora, certo, diciamo. Ma sì, ma lo diciamo, ma noi c'è scritto nella riforma, c'è scritto. Ma quello che ho sentito prima, no. Ma sì, l'abbiamo detto, Stato, cantone o cittadini. Poi abbiamo anche detto che il Parlamento che decide la destinazione, perché è l'organo supremo rappresentativo del popolo. E per quanto riguarda invece il fatto che sia la Banca Nazionale Svizzera, come abbiamo detto, la Banca Nazionale Svizzera è un'istituzione che è stata voluta dal Parlamento svizzero. Quindi noi non possiamo esimere dal passare dalla Banca Nazionale Svizzera, perché l'ha deciso il popolo svizzero. Io non so, adesso non ricordo come è stata costituita la Banca d'Italia, ma nel caso della BNS l'ha deciso il popolo svizzero. Quindi noi non possiamo prescindere dalla Banca Nazionale Svizzera, che poi le banche centrali, possiamo fare un lungo discorso, eccetera, ma è una questione strategica, di strategia politica. Noi dobbiamo presentare una riforma che abbia delle decenti probabilità di riuscita. Se cominciamo a fare una rivoluzione, cominciamo, BNS fa schifo. Poi un'altra cosa, sul reddito di cittadinanza, non è una questione. No, il reddito di cittadinanza non è una nostra iniziativa, era un'iniziativa che si è sviluppata in Svizzera, che rispondeva esattamente ai requisiti che ponevi tu, esattamente le stesse cose. È stata respinta nella misura dell'80%. Quindi a dimostrazione che bisogna anche essere realisti nel modo in cui si propongono le riforme. Vabbè, realisti fino a un certo punto, perché ci sono dei valori. Ci sono dei valori, dei principi che nessuna maggioranza mi può impedire. Ecco, questo è il limite della democrazia diretta. Perché io? No. Il limite della democrazia diretta è che impedisce sostanzialmente di tenere presente che ci sono dei valori che non possono essere modificati a maggioranza. Io non posso dire ti uccido perché siamo d'accordo di due persone, perché tu sei la decima e vai in minoranza. Perché sostanzialmente dire che non va bene il reddito di cittadinanza, perché crea una sorta di parassitismo e di non ricerca del lavoro, è una contraddizione in termini, perché sostanzialmente io devo garantire la vita, non devo garantire la morte. Se sei io ti darò l'opportunità di lavorare, se tu non vai a lavorare non lo prendi il reddito di cittadinanza. Ma non possiamo, cioè quindi dobbiamo tener conto che la legge del numero, e quindi quella della maggioranza, è eticamente neutra, non può stabilire i principi cardini dell'etica, perché l'etica è un dato preesistente al quale ci dobbiamo semplicemente conformare, non è che la possiamo modificare. C'è da fare un inciso che mediaticamente sono stati schiacciati gli iniziativisti per il reddito di cittadinanza, sono stati proprio distrutti mediaticamente, no? No, hanno avuto abbastanza esposizione. Il problema è che non è stato capito il concetto. Noi dell'iniziativa Moneta Intera non c'entriamo niente col reddito di base. Personalmente sono favorevole al reddito di base. Noi diciamo che con la riforma Moneta Intera siamo in grado di dare del reddito ai cittadini, che è tramite o il risparmio fiscale o direttamente ai cittadini, è un modo di dare questo reddito direttamente ai cittadini. Quindi io sono d'accordo con te, però secondo il sistema svizzero il referendum o l'iniziativa popolare, quando va al voto, decide la maggioranza. Non è che possiamo fare un discorso filosofico se la maggioranza ha ragione o ha torto. In Svizzera funziona così, quindi... Scusa, ma le maggioranze possono essere anche influenzate da altre... Ma è ovvio, ma allora, facciamo che ognuno decida quello, facciamo l'anarchia. Scusa, posso fare una precisazione su quello che ho affermato prima? Scusate. Quando ho detto che mediaticamente sono stati schiacciati, l'ho detto perché l'iniziativa per il reddito di cittadinanza, ribadiamo, in Svizzera per iniziativa si intende il referendum legislativo propositivo, non prevedeva la quantità.
E gli era stata erroneamente attribuita dai mass media una quantità tipo di 2.500 euro al mese. Per questo dico che sono stati schiacciati mediaticamente, perché loro non l'avevano messa, però gli è stata attribuita. Quindi per tutti i cittadini svizzeri loro erano quelli dei 2.500 euro al mese. Scusa, non è esattamente così, perché 2.500 è quello che è considerato in Svizzera la soglia minima di sopravvivenza. Quindi nessun esponente di questa iniziativa ha mai negato che 2.500 non fosse una cifra realistica a tutti gli effetti, però è concettualmente difficile da accettare, tant'è vero che gli iniziativisti hanno già previsto che nel primo voto avrebbero avuto il 20%, avrebbero fatto una seconda iniziativa tra 10 anni dove sperano di avere il 40% e nella terza si augurano di avere la maggioranza, perché questi sono concetti nuovi, bisogna, e quindi ci vuole tempo, così come nel caso della nostra iniziativa Moneta Intera, ci vuole tempo perché si realizzino, però bisogna anche che l'iniziativa risponda a certe esigenze che possa in qualche modo attirare una buona fascia della popolazione, altrimenti non ha nessuna chance di riuscita. Una rivoluzione. No, cioè, se a me mi dovessero dire domani mattina prendi un calcio, uccidi tutte quante queste persone che stanno nella sala, perché 60 milioni di persone hanno votato così e io ho votato no, io vado contro i 60 milioni di persone e sparo a loro. Ma hai ragione, sono d'accordo con te, ma non cambia niente nella sostanza, non cambia il risultato finale. Viviamo in un sistema purtroppo, un sistema democratico dove la maggioranza ha ragione. Quindi poi questo solo in Svizzera, in Italia comanda la minoranza di 10 esatto. persone. Allora, in tutto il mondo, esclusa la Svizzera, la California, tutto il mondo comandano 3 persone. Sono d'accordo che in Italia è completamente distorto il sistema, non in Svizzera. 2-3 persone. Nel mondo sì. Però in Svizzera e in California si usano strumenti di democrazia diretta. Nel mondo comandano 2-3 persone. Anche l'azione sulla democrazia svizzera. Prego. Però col microfono, se no la diretta non. Se vuoi che ti sentano in diretta, se no non ti sentono. Sì, dai. Vieni. La democrazia diretta in Svizzera è dovuta in principio, per la massima parte, ai cantoni cattolici conservatori, no? Io sono cattolico, come i professori. Perché furono i cantoni cattolici conservatori che nel 1848 si opposero a che la Confederazione, che allora era veramente una confederazione, perché non c'era uno Stato centrale come c'era oggi. Oggi abbiamo uno Stato federale in Svizzera, non è uno Stato confederale. Prima del 1848 avevamo la Confederazione, no? La Confederazione, i partiti borghesi, i cantoni borghesi, anche quelli protestanti, massima parte protestanti, l'unico cantone cattolico che si spostò insieme ai cantoni borghesi e protestanti fu il Ticino. Volevano uno Stato federale per motivi geopolitici, grandi stati nazionali, tutto spiegabile se non giustificabile. Ci fu una breve guerra nel 1848, si chiamava la guerra del Sonderbund, no? Che tradotto dal tedesco, io l'ho interpretato la Lega Alternativa, forse, qualcosa del genere, Sonderbund, l'opposizione, no? E a quel punto persero i cantoni originali che fecero la Svizzera, furono battuti. Cosa aveva portato fino allora questa confederazione? Ad effetti eclatanti nello scenario storico che si era configurato negli anni precedenti, perché i confederati erano arrivati. Se si avvicina lì al pannello forse meglio. Qui? No, qui là verso il Cevitore. I confederati erano arrivati fino qua, fino in Lombardia. Quando fu persa la battaglia di Melegnano, fu persa perché i bernesi si contrattarono con il re di Francia. Il prezzo della loro non partecipazione alla battaglia e se ne andarono in Svizzera. Rimasero eroicamente quelli di Zugo che coprirono poi la ritirata degli altri cantoni e dissero: ma noi siamo vincolati dal patto del Gruteli,
dobbiamo stare uniti e combattere quando lo straniero viene da noi. Qui siamo interni fuori dalla Svizzera e noi che siamo dei confederati, non siamo dei federati, ce ne torniamo qui. Questo per spiegare che cosa si fu in gioco nel 1848. Passaggio dalla confederazione alla federazione. Dopodiché, nella Costituzione del 1878, se ricordo bene, siccome continuavano a rognare questi cantoni che volevano essere confederati ma non federati, fu concesso la possibilità poter, tramite consultazione popolare, opporsi ai voleri del potere centrale. Quindi la democrazia diretta in Svizzera trae origine dalla resistenza dei cantoni cattolici contro lo Stato centrale. Non aveva niente a che vedere con il parere del popolo che poteva proporre una legge per farla passare a maggioranza. Era più che altro uno strumento di controllo del potere centrale. In quel modo si riuscì a porre fine a questa ingestibilità, no? Causa la rettosità di questi cantoni, e siamo arrivati ai giorni nostri dove c'è stata una deriva totale della democrazia diretta. Perché, come faceva osservare prima qualcuno, a maggioranza si può anche legiferare contro dei principi fondamentali dello stare insieme. Io che sono rotbardiano, che sono di scuola austriaca, come tutti i libertari e liberisti, ovviamente ci riconosciamo di fronte alla democrazia con l'atteggiamento di Ayn Rand, la grande filosofa polacca statunitense, autrice del libro La rivolta di Atlante, che in America è il secondo libro più letto dopo la Bibbia. Cosa ebbe a dire? La democrazia va benissimo quando però si legifera entro i paletti di principi fondamentali su quali un popolo deve essere concordi. Diversamente diventa la dittatura dei più o meno. Non so, altrimenti avremmo barabba qui. Esatto. Oggi noi purtroppo, ahimè, in Svizzera vediamo che spesso la democrazia diretta è utilizzata da un partito contro l'altro. Neanche per contrastare il potere dello Stato centrale, ma addirittura per mera lotta politica. Per cui, non esistendo neppure una Corte Costituzionale e avendo declamato dei principi poi non rispettati, vi annuncio che noi stiamo portando avanti un'iniziativa per l'abolizione delle tasse sul reddito e sulla sostanza. Si può essere d'accordo o meno, ma quando nell'articolo 26 della Costituzione si afferma che la proprietà privata è garantita e poi con mille leggi e balzelli tutti i giorni questo viene sconfessato anche qui, esatto. A partire dal valore locativo, a noi ci tassano in base a quello che è il valore presunto che io ricaverei dalla mia proprietà privata se perde al 100 contro 1. Siete creati voi. Okay. Su questo noi siamo. Quindi il fatto di dire d'altro canto è molto realistica la posizione di Rinaldi? Io? Morandi. Di Morandi. Abbiamo a che fare con questo sistema e quindi con quello e in queste regole dobbiamo confrontarci. No? Per quanto riguarda la moneta, da liberista, io non concordo né con la posizione di moneta intera né con la sua. Mi spiace dire. No, va bene. Però vi dico qual è il nostro approccio alla moneta. Cioè voi quando parlate di moneta sovrana o parlate di moneta intera, sottacete una grande cosa, è una moneta a corso forzoso. Su questo ci abbiamo, non è proprio così. Perché se noi ammettiamo che un individuo nella sua libertà, oltre a scegliere che cappello comprare, che paio di scarpe, che vestito, possa decidere anche con chi effettuare lo scambio e con quale moneta, restano un individuo completamente libero, e diventa una mera ipotesi che si possa con un atto parlamentare, un atto monetario di una banca centrale, condizionare il ciclo economico, lo sviluppo di un paese. Oggi noi assistiamo a delle monete che si chiamano criptomonete, no? Sì, ma sono cose diverse. Però sono cose talmente... Sono stanze di compensazione. Stanze di compensazione. Oggi come oggi le criptovalute vengono estratte con un procedimento molto simile a quello dell'oro, solo che non si inquina, no? Non si toglie l'oro da una parte, come diceva Grillo, lo si mette in un'altra. E poi sono monete dove le transazioni, specie con l'ultima, la Zcash, sono completamente protette.
cioè lei non sa chi è che ha comprato cosa, né... Cioè non c'è il principio della proprietà popolare della moneta. Non c'è, è un'esaltazione della libertà. Allora io mi aspetto che o nel caso di moneta sovrana o nel caso di moneta intera, per arginare questo condizionamento del nostro stare insieme dalle libere scelte degli individui che possono oggi utilizzare questi tipi di monete, ci sia un'azione violenta dello Stato, come da sempre la società umana ci ha mostrato. Però lei deve darmi atto che sostanzialmente il liberismo è sostanzialmente si pone in antitesi con anche i principi cristiani. No. Ci si può. Aspetta, glielo spiego. No. Glielo spiego. Poi glielo spiego io. Secondo me sì, le spiego subito perché. Vabbè. L'istanza socialista. Un po' più voce però. Allora alterniamo il... Non volevo fare però un dibattito, ma... Chiaramente adesso entriamo su questo aspetto. Ci confronteremo in maniera tranquilla e serena. Lo Stato socialista si poneva dalla parte sostanzialmente del proletariato e dice negava la proprietà privata. L'istanza liberista sostanzialmente invece che la proprietà ce l'aveva, aveva interesse a che il proletariato non avesse la meglio, e in questo attraverso, perché aveva la ricchezza, aveva la proprietà e quindi conservava lo status contro il contractus, quindi contro il negozio, perché il dinamismo della società avrebbe portato anche a una modifica delle classi sociali. Da questo punto di vista, all'interno di queste due grosse scuole si inserisce la scuola del cattolicesimo, con la Rerum Novarum. La Rerum Novarum che cosa dice? Si oppone al principio che nega la proprietà da parte del comunismo, quindi dell'istanza socialista, e che fa alcuni proprietari sì, alcuni proprietari no, e dice tutti i proprietari. Il tutti i proprietari, che fu un'intuizione meravigliosa del cattolicesimo, perché sostanzialmente consentiva a tutti quel minimo di dignità di vita e di livello, non aveva però il cattolicesimo lo strumento giuridico e il criterio applicativo del principio del tutti i proprietari. Il tutti i proprietari era quello del Medioevo e quello della moneta proprietà di popolo, che consente a tutti, attraverso il reddito di cittadinanza, di essere tutti proprietari, perché tutti in grado di poter mangiare, perché non si vive di solo pane, ma innanzitutto il pane ci vuole. È chiaro che di fronte a questa antitesi tra liberismo e socialismo, la direttrice cattolica e cristiana soprattutto si pone un po' leggermente in conflitto con il liberismo principalmente, e diciamo successivamente quello che fu l'applicazione del principio cattolico del cattolicesimo fu il fascismo in Italia, che però poi perse la guerra e sbagliò sulla quota 90, perché questi furono i due errori del fascismo, perché ebbe l'intuizione della previdenza, ebbe l'intuizione dell'assistenza, ebbe l'intuizione della Banca d'Italia, che doveva essere sottomessa al potere politico e doveva avere l'interesse, doveva perseguire l'interesse della collettività, cosa che poi è giunta fino alla drammatica esperienza di Andreatta, che ha diversificato, e quindi mentre prima era un debito inesigibile per il Ministero del Tesoro, cioè per la Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro gli diceva stampa e non glielo poteva richiedere, da quel momento in poi ha incominciato a richiedere, è partito in maniera esponenziale il nostro debito pubblico e ci ritroviamo così. Quindi dopo è chiaro che ognuno risente della propria esperienza, però se noi siamo d'accordo sul garantire a tutti la vita, la proprietà popolare della moneta è questo, e non credo che lei sia contrario a questo principio. Scusate, volevo fare una precisazione sul fatto che nel Movimento 5 Stelle stiamo studiando molto bene la democrazia diretta, dall'Atene di Cristene fino al bilancio partecipativo di Porto Alegre, addirittura dalle società gilaniche che gli storici neanche conoscono tanto bene. Questo per dire cosa? Che il lusso di perfezionare la democrazia diretta, di discutere di come perfezionare la democrazia diretta, ci hanno solo 5 milioni di svizzeri, 10 milioni di californiani e 1,5 milioni di abitanti di Porto Alegre. Quindi matematicamente fa 16,5 milioni di persone su 7,5 miliardi. Alla facoltà di matematica, qualsiasi statistica sia sotto l'1% si chiamano tracce. Le tracce non vengono mai considerate. Quindi è un lusso, no, poter dibattere
per quanto dico gli amici svizzeri, che voi potete dibattere su come perfezionare la democrazia diretta, ma questo lusso tutta l'umanità non ce l'ha, nessuno, perché 16 milioni e mezzo di persone su 7 miliardi non esistono. Detto questo, grazie, ottimo, ottimo l'excursus, no, dicevo del 1848, ricordiamoci che però la democrazia diretta in Svizzera nasce a inizio del 1200 con i primi cantoni protetti geograficamente dai monti che non venivano conquistati, quindi andiamo molto più indietro. Però se vuoi rispondere a Antonio. Sì, la democrazia pura nasce a Siena nel 1200, molto meglio che la democrazia diretta, perché si estraeva una sorte il governo del 9 e partecipava tutta la popolazione a turno e a rotazione al Parlamento, che contava dalle 800 capofamiglia fino anche a 2000 in una società di 60.000 anni. No? Solo che gli storici ignorano quello che hanno fatto i comuni italiani in quel periodo. Per rispondere sull'osservazione del cattolicesimo, il cristianesimo, io non concordo, io ed altri, con l'attuale dottrina sociale della Chiesa. No? Il cristianesimo è libertario, secondo il nostro approccio. Perché contro i quali non bisogna votare, perché se io uccido, rubo, dichiaro il falso, non posso poi a maggioranza democratica, ci vuole di trovarsi d'accordo su questi principi. E poi dice di amare il prossimo, perché chiaramente non basta non uccidere qualcuno, non dichiarare il falso. E l'amare il prossimo non deve essere però in contraddizione con questi principi. Perché se io dichiaro che non devo rubare e che non devo desiderare la roba ad altri, poi per amare il prossimo non devo andare a rubare al prossimo e a prendergli a maggioranza i suoi beni. Quindi bisogna fare attenzione quando si dice voi liberisti o liberali o libertari. Da una conferenza che abbiamo fatto a Lugano, dal titolo Resistere allo Stato, ha partecipato un sacerdote cattolico che non si riconosce nell'attuale dottrina sociale della Chiesa. Ha concluso dicendo i libertari sono molto più in linea con i testi biblici di quanto non lo sia oggi la Chiesa ufficiale, alla quale invece sta avendo una deriva completamente socialista. Cioè vuol fare del bene, siamo d'accordo, ma io togliendo sono agli altri. No, no, attenzione, oggi è una la Croce Rossa Italiana. Sul principio della moneta, poi concludo, la moneta non ha una funzione di distribuire ricchezza, perché la moneta è un mezzo di scambio. La moneta ha avuto tanti esempi nel mondo, avevamo prima le conchiglie, no? La moneta vale nel momento in cui io scambio come mezzo, no? Se io ne faccio un mezzo sociale o di distribuzione della ricchezza, ne faccio un deus ex machina del ciclo economico che può portare solo disastri quali la storia, ahimè, ci ha fatto vedere. Niente. Grazie comunque. Vorrei tornare sul punto centrale della questione, vorrei domandare a tutti i relatori, una domanda piuttosto importante, cioè se è vero che il signoraggio delle banche centrali vi è il falso in bilancio, vero è anche che, lo denota anche l'iniziativa ormai intera, il grande falso in bilancio vi è nelle banche commerciali, la famosa contabilità addirittura internazionale, codificata in maniera internazionale da Pacioli in poi. Se volete spiegare un attimo tutti e tre le chiavi di volta, perché il cittadino italiano normale, parlante lingua italiana anche del Canton Ticino, come fa, cioè dare loro gli strumenti per vedere che c'è un falso in bilancio, c'è una contabilità falsa delle banche commerciali, le quali nascondono il reddito da signoraggio derivante dal prestito dei soldi creati dal nulla. Io non mi fossilizzerei sull'aspetto della contabilità come un momento di dimostrazione del falso in bilancio, perché la contabilità è la risultante di un accertamento di una situazione di diritto a monte. Cioè, se io sono proprietario di una bottiglia, posso mettere questa bottiglia nell'attivo dell'impresa. Se io non sono proprietario, questa bottiglia non ce la posso mettere. È evidente che io non sono proprietario della moneta, quindi viene prima il diritto rispetto alla contabilità. È evidente che se io non sono proprietario della moneta che creo artificialmente in maniera elettronica, in maniera virtuale, in maniera scritturale,
non posso che non crearla fittiziamente, quindi chiaramente sto facendo un falso, perché quella moneta deve essere dichiarata anche in quel caso di proprietà dei cittadini. Da questo punto di vista è individuale, ma loro mi dicono che sbaglio, che sostanzialmente attraverso l'emissione da parte di un... Cioè loro chi, scusa? Attraverso l'emissione da parte di un organo centrale, in questo caso la banca centrale, e che si può prestare solo la moneta che hanno a disposizione depositata, giusto? Le banche non possono... Possono prestare i soldi... Passatevi il microfono però, sennò non si sente. Possono prestare i soldi che sono depositati sui conti, quindi oppure li possono prendere a prestito dalla banca centrale. E quindi finisce il discorso del signoraggio secondario in questo caso. Certo. Quindi da questo punto di vista individuavo, e perciò mi ricollegavo all'inizio, dicevo, mettete un freno al signoraggio secondario da questo punto di vista, anche se in assenza di una dichiarazione della moneta di proprietà dei cittadini si crea un meccanismo, un danno della collettività, perché se non si crea il signoraggio secondario e la moneta non viene gestita e dichiarata di proprietà a monte, il sistema ne risente, quindi il singolo cittadino, imprenditore, non può accedere al credito, perché sostanzialmente è rimessa alla volontà della banca centrale, se me la presta, se me la dà, se la stampa e via dicendo. Mentre se la moneta è di proprietà della collettività, la devi stampare perché io ne ho necessità. La necessità è quella della collettività, non quella della banca. Ho fatto un po' fatica a seguirti. La Banca Nazionale Svizzera emette nuovo denaro. A seconda di quelli che sono i propri calcoli su una crescita economica moderata, ho fatto l'esempio dell'1%, 7 miliardi di franchi svizzeri ogni anno. Quindi questo è il denaro che appartiene alla collettività e dovrà registrarlo in bilancio, dovrà contabilizzarlo, perché resti traccia di questo denaro che appartiene alla collettività. Cosa che prima non si faceva. Esatto. Il criterio per la stampa di questa quantità di moneta è legato anche al numero di cittadini? Non è legato al numero di cittadini, ma al presupposto che la crescita economica sia moderata e quindi tutto il nuovo denaro non faccia altro che rappresentare i beni e servizi che verranno prodotti dalla collettività in un determinato periodo di tempo. Noi invece diciamo che viene immesso un nuovo telefonino, va immessa una determinata quantità di moneta, nasce una nuova persona, va immessa una, perché nel prodotto interno lordo la nascita di una persona non è vista come un fatto positivo, comunque nuovo, non viene considerato all'interno di questa crisi. Ma penso che alla fine diciamo la stessa cosa, perché se dovesse esserci un forte aumento demografico, vuol dire che la produzione complessiva del paese dovrà aumentare, quindi anziché essere l'1%, potrebbe essere l'1,2%, l'1,3%, quindi la Banca Nazionale dovrà adeguarsi a queste nuove esigenze mettendo nuovo denaro che andrà alla collettività. Quindi alla fine il risultato mi sembra essere abbastanza lo stesso. Io sono già contento, mi avete detto che comunque la moneta è di proprietà dei cittadini. Al momento è di proprietà dei cittadini, io sono assolutamente contento. Sì. Rimango dubbioso sul fatto che la banca centrale, che per me è il massimo dell'espressione dell'usura, possa gestire nell'interesse dei cittadini. Questo è un altro discorso, però dobbiamo, ripeto, noi il nostro obiettivo è quello che la riforma abbia buone possibilità di passare e per far questo dobbiamo riconoscere un ruolo alla Banca Nazionale Svizzera. Poi sono sicuro che all'interno della nostra iniziativa ci sono delle perplessità più o meno condivisibili. Posso? Prego. Vorrei solo fare un'osservazione in merito alle monete complementari sollevate prima. Noi nella proposta della nostra iniziativa c'è un articolo che dice esplicitamente che saranno permesse mezzi di pagamento complementari. Quindi Bitcoin, Beer saranno esplicitamente nella Costituzione permessi, che oggi non è così. Quindi è un passo in più anche verso questa
liberalizzazione della moneta. Questo mi ha preso molto. Sì, volevo fare una piccola considerazione, mi fa un po' sorridere che stiamo parlando di un tema che è sconosciuto ai più e siamo qua praticamente perché riteniamo che sia un tema fondamentale, di fondamentale importanza, e comunque si riesce a creare un po' di come dire, contrasto, perfezionamenti, questo è molto bello. Poi volevo fare una domanda, volevo chiedervi, io sono un consigliere comunale e noi stiamo scrivendo il programma per Monza. La mia idea era quella di ovviamente rafforzare il bilancio partecipativo, che è un qualche cosa che abbiamo voluto, che l'amministrazione ha messo in atto, e stavo pensando se era possibile secondo voi anche produrre una moneta complementare. Un bel SIMEC a Monza, un bel SIMEC. SIMEC a Monza, è qualcosa che, perché abbiamo l'idea del, anche del quello di cui parlavamo prima, adesso non mi viene la parola, il reddito di cittadinanza comunale, però insomma non è facile da applicare, sarebbe molto limitato, un po' nelle mosse, qualcuno ce l'ha detto, non soltanto lei avvocato. Lui non è il popolo. E quindi appunto magari una sorta di reddito di cittadinanza potrebbe essere proprio una moneta complementare, sì. Ovviamente questa servirebbe anche a rendere di dominio pubblico il tema del signoraggio, perché poi si può spiegare. È propedeutica, la spiegazione. La moneta complementare ti dà un grande, ma quello di sensibilizzare innanzitutto la collettività. Certo. Ed è la cosa principale che vorrei fare. Va bene, però ecco, facciamolo, poi magari ci sentiamo. Come? L'avvocato si impegna a darvi una mano. Parola anche a Norberto, tu la parola. Ma magari forse qualcuno vorrebbe capire bene un aspetto, forse magari mi sei sentito. Se può essere chiaro che il reddito di cittadinanza suddiviso tra tutta la popolazione. Quello che forse uno non capisce, se uno vuole aprire un'attività, un bar, un bar sulla macchina, e questi soldi non li ha, perché ha solo un reddito di cittadinanza. Se li fa prestare la banca ancora, come quello magari forse può essere utile spiegarlo, perché molti non a questo non è chiaro. La funzione della banca sarebbe diametralmente opposta a quella attuale, cioè oggi la banca crea la moneta, su questo siamo tutti d'accordo. Domani, oltre al reddito di cittadinanza, io ho necessità di 100.000 euro per aprire un bar. Quel bar, quelle 100.000 euro che saranno prestate senza interessi, perché è la collettività che presta denaro e non la banca, e io le restituirò non alla banca ma alla collettività, perché la banca farà solo servizio di deposito e semmai di intermediazione, ma non di prestito di denaro e di attribuzione del denaro. Questo è il principio assolutamente inderogabile, perché altrimenti torniamo, facciamo entrare dalla finestra quello che c'è. No, ma siccome sentivo che non era chiaro. La banca fa gli stipendi con i servizi, i cassetti di sicurezza, i depositi, io gli chiedo, cioè, poi se deve licenziare non è un problema, cioè nel senso, non perché. Quello che lavora vuol dire pagare. Sì, quello che lavora, perché voi pensate. Allora la banca dovrebbe rubare per pagare, no. La banca prende il corrispettivo per i servizi che rende e pagherà i suoi dipendenti. Chiaramente prenderà, non potrà lucrare in maniera aberrante attraverso il signoraggio secondario, ma avrà il suo lucro d'impresa. Quante persone hanno le cassette di sicurezza? Le cassette di sicurezza costano e hanno una. Quante persone chiedono alla banca di fare attività di gestione dei propri, che l'attività di gestione dei propri risparmi la posso dare a lui o alla banca, posso farò il servizio di deposito, sono soldi, tutte le commissioni, tutto quello sfrido di cantiere che esce fuori quando andiamo a togliere dal conto corrente tutte quelle somme che vengono debitate, quelle sono soldi che loro comunque come servizio astrattamente potrebbero ottenere, chiaro? Certo, non possono dichiararsi, non possono darci moneta che non hanno, e su questo siamo in linea. Qua dalla diretta chiedono cosa ne pensi di fatto che reti di calcolatori che non devono essere proprietà di nessuna banca possono fare le famose monete virtuali come il Bitcoin.
Ma il principio è sempre lo stesso. Il Bitcoin di chi è? Allora, se è dei cittadini, c'è un organo che lo controllerà, lo attribuirà ai cittadini. Altrimenti c'è effettivamente il rischio che sia gestito per forme, diciamo, non eccessivamente lecite, via dicendo. A me non interessa lo strumento, la metodologia che si applica o come si procede. L'importante è che la moneta sia dichiarata di proprietà dei cittadini, perché solo così noi eliminiamo l'osso dallo strozzino. Togliamo l'osso allo strozzino. Quindi il Bitcoin ben venga, non in questo modo come è gestito adesso, perché chiaramente non si sa che cos'è e di chi è soprattutto. Chiedono anche... Se lui voleva fare una domanda, se c'era qualcuno prima o... Vai, vai. Chiedono anche. Prego. Beh, visto che lo faccio dopo. Buonasera. Buonasera. Cioè, il discorso è un argomento molto interessante, mi affascina molto. Però, sentendo un attimino gli interventi che ci sono stati in sala... Voce più alta, però. Sentendo un attimino gli interventi che mi sono stati fatti in sala, mi chiedo una cosa, no? Cioè, si parla di moneta locale, no? Però naturalmente la moneta locale è inserita in un contesto più vasto, cioè, giusto? Allora, abbiamo pensato anche a un sistema per collegare questa moneta locale a un sistema complessivo. Mi spiego? Quello il tasso di cambio... quello no. Altrimenti, no, spiego. Allora, creando delle... Cioè, l'obiettivo comunque è creare economia e crescita e sviluppo in funzione anche di posti di lavoro, di una serie di cose che comunque adesso qua in Italia mancano. È un argomento principale che, diciamo, che se vai a proporre delle cose di questo genere alla cittadinanza, ai cittadini, cioè, avrai molta considerazione, no? Però al di là di qua dell'utilizzo della moneta, io penserei anche a un sistema che potrebbe portare il luogo in cui si utilizza quella moneta specifica a una specie di zona portofranco, certo, ma... un qualcosa che veramente può farci uscire da questa cosa palude ideologica che hanno creato, comunque, perché è una cosa teorica, non è pratica la crisi che c'è, è stata creata evidentemente, è una cosa che penso io. Allora, la domanda che le pongo in modo specifico è questa. Nel sistema previsto per la moneta locale è previsto anche un sistema di collegamento fra la moneta locale e le altre monete? Perfetto. Arrivo, Faccio caro. Grazie, scusate. Allora, il problema della moneta locale è proprio questo. Perché cosa accade? Mettiamo che all'interno di comune di Monza si accetta una determinata moneta locale. Chiamiamola SIMEC perché mi piace ricordare il SIMEC. Si blocca la moneta quando io devo andarmi ad approvvigionare, perché il calzolaio di Monza, il supermercato di Monza, in quantità diverse a seconda dell'interesse che può avere, accetterà quella moneta. Ma se io devo andare a prendere la benzina e il carburante, non posso proporgli di acquistare tramite il SIMEC che io adotto a Monza, perché lui dopo non ha una spendibilità in un altro. Quindi il problema della moneta locale è prima di tutto territoriale e si blocca quando arriva a certi circuiti che ampliano il sistema. Però è proprio quella la forza, perché come stava facendo la Sicilia ha già un statuto speciale che gli consentirebbe astrattamente di emettere una moneta regionale. Sta bene col Sardex. Ma il Sardex, è una moneta elettronica che gioca col discorso delle... compensazione, stanza di compensazione, quindi non è moneta complementare, e diciamo è una percentuale di un'impresa che il 10% io lo posso fare in moneta elettronica, però non posso fatturare tutto il 100%, sennò fallisco. E in realtà invece attraverso l'ampliamento della base associativa io posso arrivare a creare degli accordi anche territoriali. Oggi Monza, mi metto d'accordo con in provincia e tutta la regione Lombardia e via dicendo, certo, però sono due gli aspetti: primo, eliminazione dell'intermediazione bancaria attraverso la moneta complementare; secondo, aspetto non secondario, sensibilizzare la collettività territoriale che noi possiamo decidere la moneta che vogliamo se ci mettiamo d'accordo e se riusciamo a cambiare le norme in circolazione. Poi la capacità di chi ci rappresenta, che fanno accettare il SIMEC di Monza,
anche in Abruzzo, dove sto io, o nel Lazio o in altre città, e poi diventa una moneta complementare nazionale, che prima iniziamo è complementare, poi diventa alternativa. Questi sono scenari meravigliosi e mi auguro che possano accadere. Cioè, ma ci sono dei paesi in Italia che ancora vanno con lì? Sì, ci sono, no, c'è qualcosa, sì, però è chiaro che sono limitati. Dei paesi? Una cosa del... Italia. Non ho capito. Sì, dei paesi che ancora accettano, girano con... Specificate paesi, comuni o non cosa? So, io adesso non ricordo. Ci sono due o tre comuni. Che accettano il pagamento delle tasse comunali? No, che accettano le lire. I cui commercianti? Sì. Ah. Come, vabbè, tanto la lira è fuori corso. C'è un po' di monete di 500 lire, quindi posso andare in questi paesi. Se qualcuno in diretta ci vuol dire quali sono questi paesi. Una produzione specifica di un qualcosa che può interessare a qualcuno, certo. Tu per comprare questa cosa mia vieni qua, qui c'è il centro, cambi l'euro, il dollaro, certo. E io però lei ha necessità di fidelizzare quella persona, non che venga qua poi se ne va, ha necessità che crei circolazione su questa, d'altronde lei immagini la creazione di moneta convenzionale lei abbastanza giovane, con i gettoni telefonici. Ti ricordi i gettoni telefonici, sì. Che circolavano come se fossero 50, poi diventavano 200 lire, gli assegni dell'autostrada, davano questo all'autostrada, eccetera. Quelli erano diventati delle monete che circolavano a livello nazionale, poi furono il rischio che qualcuno capisse qualcosa c'è stato, l'hanno eliminato. Senti, c'è qua qualcuno online, sempre siamo in diretta Facebook sulla pagina No Censura. Chiede se è il caso di creare una banca di Stato. Magari io ti chiedo se vuoi ribadire bene la differenza che avete spiegato bene fra stampatore, denominato banca di Stato, e proprietario della moneta. Ecco, come dici, io sentivo prima un signore che aveva parlato del copyright che era inserito sull'euro. Quel copyright non vuol dire che quello è proprietario del valore monetario, ma è proprietario del simbolo monetario. Il che a me non interessa, perché io e Banca Centrale Europea posso rivolgermi a chiunque per chiedere di darmi il suo simbolo monetario, lo pagherò di più, certo è antieconomico prendere un simbolo già registrato per il quale dovrò pagare di più, ma è il valore monetario che non potrà mai essere del copyright, quindi di conseguenza la banca nazionale, perché non cambia il principio se la proprietà della moneta va in tasca ai cittadini o alla banca, non cambia in altri termini se il ladro è un ladro privato o un ladro pubblico, l'importante esatto. È che l'osso sia di proprietà dei cittadini, l'osso cioè la moneta. C'è una domanda dell'amica animalista, volevi fare una domanda, no? Una affermazione, però devi farla col microfono, se no non ti sente nessuno. Allora, sì, io sono un'attivista animalista e sono molto felice di aver partecipato a questo evento perché mi sento molto affine a voi, in quanto anche voi combattete questo sistema basato sull'abuso e sul sopruso dei più deboli. Volevo solo ricordarvi che i signori banchieri che stritolano l'economia del mondo, così come stritolano l'economia del mondo, sfruttano i più deboli, sfruttano anche noi, la nostra salute. Sappiate che oltre alle banche ci remano contro l'industria alimentare e l'industria farmaceutica e vorrei invitare tutti voi a prendere consapevolezza di questo. Sappiate che siamo delle pedine dell'industria alimentare e dell'industria farmaceutica fin dal momento in cui veniamo concepiti. Hanno tutto l'interesse a farci ammalare. Se andate su Google, chiunque di voi lo può fare, potete verificare quanto costano le fiale di chemioterapia. Vanno dai 4.800 euro l'una ai 29.000 euro, a seconda della casa farmaceutica che la produce. Abbiamo dalla Glaxo alla Roche, alla Sanofi PD, eccetera, eccetera, una vasta gamma di fiali di chemioterapia. Voi avete idea quanto potete rendere alle case farmaceutiche se vi ammalate di tumore? Allora sappiate che i signori della morte ci plagiano, ci hanno convinti fin da quando siamo nati tramite i media che la carne non solo è salutare ma è indispensabile per la nostra salute. Ma oggi, nel 2017, quando da quasi due anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annoverato la carne tra le sostanze più pericolose per la nostra salute,
Il tempo delle scuse, signori, è finito e oggi chi ancora promuove l'uso di carne è da considerarsi un delinquente, un nemico per la salute pubblica. Grazie. E per l'impatto ambientale. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle non solo ha manifestazioni pro vegane, ma anche pro fruttariane per la dieta della specie umana. Inquadro la mozione Gaetti, la mozione del Senato, che parla di fruttarismo. E stasera i relatori verranno assaggiare una gustosissima cena fruttariana fatta di famosi spaghetti di zucchina cucinati da Gianmarco Novi. Che si assume tutte le sue responsabilità, che collabora con questo ristorante curdo. Juan conclude. Allora, intanto io ringrazio tutti quelli che ci hanno visto su No Censura, No Censura, che considero comunque un ottimo sito e che ha un'ottima visibilità, per cui anche per portare avanti queste tematiche è molto utile. Ringrazio tutti i nostri ospiti, che anche quelli che sono andati via, che magari poi ci vogliono riguardare, e mi auguro di potervi avere anche nelle prossimi eventi che faremo sul signoraggio, anche da che faremo qua in Lombardia, che abbiamo già intenzione di fare da altre parti, tipo Magnago. Ci sarà probabilmente fra queste città, Cernusco, Sesto San Giovanni, Magnago, probabilmente abbiamo così proposto di poterla fare un po' dappertutto, per cui spero di avere molti ospiti come abbiamo avuto oggi. Intanto grazie mille a tutti e arrivederci presto. Ci rivediamo su No Censura.